Il sindacato è andato anche a Careggi, una delle tante strutture toscane che in questi giorni si è attivata per dire e ribadire le ragioni che portano tutto il paese Italia allo sciopero di venerdì 12 dicembre, quello che vede insieme CGIL e UIL per uno sciopero nazionale generale di 8 ore. Dunque, noi non siamo il sindacato dello sciopero, siamo il sindacato che, se c'è bisogno, alla fine fa anche sciopero. Questa volta le ragioni che ci hanno unito sono comuni, quindi noi non scegliamo a prescindere, vorremmo essere sempre unitari perché l'unitarietà nel sindacato è fondamentale, però questa volta ci ha trovato in due e questa volta con la CGIL. È la prima nella storia che facciamo uno sciopero UIL e CGIL insieme da soli, però evidentemente questa volta le ragioni erano comuni. In Toscana abbiamo fatto una scelta, quella di fare 3 scioperi per area vasta, quindi una manifestazione a Firenze, una a Pisa e una a Siena. Abbiamo scelto questo modo perché secondo noi era quello che meglio rappresentava le aree comunque che sono già insieme per altri motivi, le abbiamo rimesse insieme per fare questa protesta. Il governo è rimasto sordo alle tante proteste e contestazioni rispetto al Jobs Act che è, come dire, è stato approvato, ma che è ancora una legge delega, quindi ci sono possibilità di cambiamento? Ma il governo su questa partita non ha dato il meglio di sé, anzi, dover essere sinceri, con l'ultima fiducia che ha reiterato una delega senza permettere al Parlamento di pronunciarsi nel merito del provvedimento, ha dato il peggio di sé, perché su queste materie di solito è giusto e corretto che il Parlamento si confronti. A proposito di chi deve stare ai tavoli, il Parlamento aveva diritto di avere una discussione a quel tavolo. È stato negato dal governo con l'opzione della fiducia, stiamo andando con una delega in bianco a immaginare soltanto che vi sarà una contrazione del diritto delle persone che potranno essere licenziate con un pretesto senza avere il diritto di presentare istanza a un giudice per il torto che hanno subito. Non mi pare che sia un modo per affrontare il terzo millennio. C'è una legge che è la 17, che adesso è diventato l'articolo 18, che comunque era preesistente a questa idea che sembra innovativa, no? Sì, è l'articolo 17 di una legge del 1927 che diceva appunto che le persone, anche senza uno giustificato motivo, potevano essere licenziate e sarebbero state indennizzate con un assegno proporzionale al numero di anni passati in azienda, esattamente quello che ci si prefigge con il Jobs Act. Non si è inventato nulla, siamo semplicemente tornati indietro di quasi 100 anni.